Il Termoli ha dato un'ulteriore dimostrazione che è davvero una squadra quadrata in grado di reggere, magari vincere pure contro qualsiasi avversario. Seppur sul filo di lana ha battuto una squadra tignosa e pericolosa come il Roma City, che lo scorso anno venne qui a sbattere in faccia ai giallorossi un poker di gol. Partita comunque condizionata da un forte vento nel primo tempo a favore degli ospiti e nel secondo del Termoli. Quando sembrava che ormai lo 0-0 era il risultato finale, ecco che Cannavaro dà una gioia immensa ai tifosi. Ma veniamo alla cronaca, agli ordini del signor Ravara di Valdarno. Al nono arriva il primo squillo giallorosso, cross perfetto in aria per la testa di Barone che a botta sicura colpisce bene, costringendo Martel ad una deviazione impegnativa. Ancora il Termoli al 18esimo, dopo una sgroppata fantastica di Barchi sulla fascia sinistra, cross in mezzo all'aria, manca il rinvio un difensore e spiazza anche la corrente Barone, che manca così il tiro al volo che poteva andare in gol. Arriviamo al 21esimo e si affaccia in area termolese anche il Roma City, ma il tentativo di tiro appare timido e Palombo non ha nessuna difficoltà a parare. Siamo al 31esimo, Piccioni del Roma City batte una punizione dal limite, palla che sibila sul palo alla sinistra di Palombo. Al 41esimo ancora Termoli, azione in tandem Barone-Puntoriere. Quest'ultimo arriva appena in aria e tira a botta sicura, ma Mattel compie davvero una gran parata e gli nega la gioia del gol. Si va nello spogliatoio sullo 0-0. Ma meglio il Termoli del City. Ripresa, parte meglio invece con un paio di azioni il Roma City, al terzo con Calisti che tira appena in aria ma para Palombo. Al sesto a Hernandez, l'ex di turno, fa correre un brivido sulla schiena dei suoi ex compagni, ma da buona posizione spara alto. Poi la partita si spegne un pochino. La risveglia al 39esimo Mariani, che da oltre 30 metri, senza pensarci su, tira verso la porta del portiere avversario, al quale sfugge il pallone di mano, facendo credere un po' tutti che stesse per finire in porta il gol, ma nulla di fatto di tutto ciò. Al 41esimo il rigore, reclamato a gran voce dalla formazione termolese per un intervento goffo di Piccioni del City, che si butta a terra in aria per respingere un pallone, ma lo fa con il corpo, sì, ma anche probabilmente con le braccia. L'arbitro non se ne dà per inteso. E così arriviamo al fatto clou. 49esimo minuto, dopo 4 di recupero, al tramonto della partita, Cancello fa una fuga della disperazione e mette un pallone al centro. Arriva Cannavaro che tira a botta sicura, il portiere ospite para a terra ma non trattiene, la palla rotola così beffardamente in gol. Quel gol vittoria del Termoli. Termoli dunque in paradiso e vittoria che comunque ai punti avrebbe meritato lo stesso. Ora a 8 punti in classifica. La stessa appare decisamente più bella e convincente.